Salve a tutti ragazzi, eccoci qua, ritrovati in questo nuovo video, siamo tornati con la carriera natale insieme al magico Cagliari. Oggi è il primo video della settimana, è lunedì per l'appunto. Vi chiedo già di lasciare un like, di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, tutti i link in descrizione dei miei social. Vi ricordo, non domani, mercoledì, che ritorno alla QGFC con FIFA Street, che me l'avete bombardato di like, giustamente ve lo devo riportare, ma oggi ci concentriamo, giustamente, sul Cagliari Calcio. Allora, cliccando calendario, dovremmo fare... Tottenham dopo 2 giorni, la Fiorentina in trasferta e poi il Torino in casa. Un po' di situazione critica c'è, ma poco ce ne frega. Allora, abbiamo già fatto la formazione nello scorso video, quindi Grasso, Calabria, Romagna, De Ligt, Sarr, Barella, Tonali si dice, vabbè, Sancho, Foden, Vinicius e Patrick Cutrone con gli ultra titolari. Poi con la Fiorentina vedremo chi giocherà, chi non giocherà. Prima viene il campionato, prima di tutto, per forza. Cioè, prima viene la Champions, scusate, poi adesso viene il campionato. Ci siamo, prima partita di oggi, siamo al ritorno di Champions League, della semifinale di Champions League. All'andata abbiamo vinto 2-1, abbiamo preso gol all'ultimo, peccato perché altrimenti 2-0, cioè, era quasi chiusa. Abbiamo titolari, giochiamo come abbiamo giocato all'andata, non ce n'è per nessuno, cioè li ammazziamo. Vinicius? Busta, busta, ma c'è Patrick, 3-1, dopo 12 minuti. A parer mio così l'abbiamo già chiusa, perché ci devono fare troppi gol ci devono fare. Che vabbè, che cosa cazzo si è inventato questo qua? Buco a centrocampo, cioè lì c'era il centrocampista. Ndombele non doveva neanche arrivare al tiro. Mamma, cioè, no, 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 che sfiga. Che sfiga che ci abbiamo. Non ci voglio credere. Siamo veramente sfiga. Tonali! Cioè, no. Ma mi volete dire veramente che siamo così, così sfigati? Non stiamo giocando, raga. Dopo il gol preso, ci siamo rintanati a centrocampo. È una battaglia infinita a centrocampo. Non ho più tirato né io né loro, ma sto iniziando ad avere paura perché... Non si sa mai. Allora basta un gol per rimettere in parità le cose. E poi andare supplementari. Non c'ho minimamente voglia. No, lo vedete, lo vedete, lo vedete. De Ligt, porco Giuda, De Ligt. Che cazzo di errore hai fatto? Grande Romagna, che cosa hai recuperato? E ora tocca a te, Vinicius. Vinicius, mettimela bene in mezzo. Mettimela bene. Ho detto bene. Perfetto, siamo al 70esimo. Ho fatto 3 cambi. Ho tolto Foden, ho messo Gomez, ho tolto Tonali, o Tonali come si dice, e ho messo a Boxic ed infine Sancho. E ho messo Diaz. Ovviamente li ho invertiti. Ho invertito Diaz con Vinicius e basta. No, raga, svegliatevi però. De Ligt oggi si è veramente spento. Gesù. Ma veramente? Non dirmelo. No, dai, Cutrone. Porca puttana. Lo vedete? Madonna Grasso. Madonna Grasso. Stanno calcando in una maniera disarmante. Finita. Finita. Siamo in finale di Champions. Siamo in finale di Champions. Andremo a giocare al Wanda Metropolitano. Affanculo, meritatissima. E andremo a sfidare il Chelsea. Mamma mia, ancora un'altra squadra inglese. Abbiamo fatto quarti, ottavi e quarti con 2 squadre spagnole. Semifinale finale con 2 squadre inglesi, ottimo. Premio torneo, altri 12 milioni. Grasso, vabbè, Barella sono contenti di giocare, ma un po' tutti alla fine perché giocano praticamente tutti. Allora, per la Fiorentina sono molto stanchi. Io cambierei la difesa. James Ampa, Della Fuente, Lopez, Nkunku, poi dov'è? Boxic perché è più fresco di Gomez. Questi li lascerei laterali, metterei Cherry, mi porterei ovviamente come cambi prestabiliti un Zaniolo al posto di Foden, un Weah e uno tra Diaz e Gomez, sì. E basta. Vediamo prima di giocare, giustamente, Ndo sta la Fiorentina nona. E l'altra che è il Torino. Il Torino è giù, il Torino è giù. 3 punti abbiamo ancora di distacco dal Milan, onesto. Vabbè, loro viola, noi bianchi, andiamo. Seconda partita di oggi.
Fiorentina Cagliari. Abbiamo praticamente 4, 5, 6, 7 panchinari su 11. Però sono convinto di fare una bella partita. E mi sono ancora. Non mi sono. Non ho ancora messo Keane in osservazione. Madonna, mi dimentico sempre. Adesso, dopo questa partita, lo faccio. E metto anche Armandino Izzo perché al posto di De La Fuente il prossimo anno come panchinaro ci sta. Cherry, Madonna, La Font, che cosa sei? Sei fortissimo. Proviamo a sfruttare sto calcio d'angolo. Alzatela, buttala bene in mezzo. E niente, come sempre, d'altronde. La Fiorentina non è comunque scarsa, eh. Cioè, c'ha Joao Felix, Federichino Chiesa, La Font in porta. Non è messa male come squadra. Boxic di precisione, sbatte su Albertino Cherry. 1-0. Ultimamente abbiamo un po' di fortuna nei tiri, eh. Brutto, 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 brutto. Non c'era nessuno in difesa. Della Fuente dov'era? Stiamo giocando malissimo. Stiamo giocando malissimo. E si è visto. E si è visto. C'ho i laterali morti. Adesso dovrò fare. Come finisce il primo tempo, farò i cambi. Metto sia Weah che Diaz. Non si reggono più in piedi i laterali. Stiamo giocando male, veramente male. E lo facciamo anche subito perché no, non ce la fanno. Mettiamo Diaz. E mettiamo anche UEA. Eh sì. Diaz! No, vabbè. Bravo La Font. Prima fa il miracolo e poi sbaglia. Ci pensa il capitan Barella a rimettere in piedi la squadra. No, gli ha dato l'autogol, però non fa nulla. Boxic. Vabbè, questo giocatore è veramente forte. Il miglior giocatore del vivaio che io abbia mai preso. Dopo c'è Lopez, dopo di lui c'è Lopez, però il più forte in assoluto è Boxic. Cioè, guarda come ne è uscito quest'uomo. Ah, mi ha sbagliato il passaggio, ma ne è uscito stop di petto in mezzo a due in area di rigore. Grasso, bravo, bella presa. Dai che mancano 20 minuti, dobbiamo cercare di reggere per altri 20 minuti. No, 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 bravi. Boxic, l'hai visto? Peccato. Anche Boxic ormai non ne ha veramente più. Adesso mettiamo Gomez perché poverino. Altrimenti mi sviene per terra. Palla fuori. 10 minuti alla fine. Messo Zaniolo, poverino. Non sta giocando tantissimo. Me preferisco lui. E poi contro il Toro giocherà sicuramente Gomez titolare. Poi magari Foden. Bisogna farli giocare tutti. Zaniolo! Ma che cosa hai fatto? Che cazzo di gol hai fatto? Poi neanche il tuo piede! Bellissimo questo! Se l'è alzata di tacco? E poi, mamma mia! Ho fatto bene a farlo entrare, Nicolò, eh! Fatto benissimo! Però... Grasso! Mamma mia, Grasso! Finish! Finish! Vinta 4-2, eravamo sotto, abbiamo avuto il coraggio di rimontarla. Bravi tutti! Allora, tanta roba. Juricic, finalmente dopo un anno siamo riusciti a venderlo, ma la cosa più bella, innanzitutto che, ok, vabbè, qualche cambio dovrò farlo. Il Milan ha fatto due partite, ha fatto un punto, perché ha pareggiato contro il Bologna e ha pareggiato contro due punti ha fatto, era 74 a 76, ha pareggiato sia contro la Roma, quindi scontro diretto ci ha aiutato un botto, e pareggiato contro il Bologna andò sta. Bologna sta al dodicesimo. Noi adesso abbiamo una partita in meno del Milan e abbiamo già 4 punti. Vincendo andiamo più 7. Momentaneamente invece con la Roma, che abbiamo le stesse partite, e la Roma dovrà sfidare il Benevento, ma che il Benevento sta messo un po' male, tredicesimo, abbiamo già 7 punti dalla Roma e 8 dalla Juve. Andiamo a vedere 2 secondi la formazione. Il Toro mi ricordo che ha messo male, quindi ci possiamo permettere la bellezza di Fruktl. No, prima devo vedere il calendario, non ci riesco se no. Anzi, prima vediamo la classifica. E il Toro sta quindicesimo. Sta ancora giocando bene bene la salvezza. Invece abbiamo. Mancano 2 partite, raga. Sono 6 punti di distacco? No, noi abbiamo 4. Se perdiamo. Se perdiamo. In teoria 4 punti. Hanno già giocato? Abbiamo vinto lo scudetto allora.
Abbiamo vinto lo scudetto, in teoria. Cioè, se pareggiamo abbiamo vinto, se vinciamo abbiamo vinto e se perdiamo abbiamo vinto. Onestissimo, però vabbè, giochiamo comunque con l'ultra tutorial perché non voglio fare brutta figura. Mettiamo Gomez perché gliel'ho promesso. Beh, Tonali, tutti titolari. Quindi Romagna, De Ligt, Sar, Calabria. Raga, io metto Rennic. Così, tanto mi è già arrivata una cosa per il prestito. Però, fanculo, voglio mettere Rennic. Non so il perché, boh, mi fido. È 68, non si sa mai. Tanto. Con i miei calcoli, perdendo, poi manca una partita, siamo sempre più 4. Terza e ultima partita di oggi, siamo in casa. Da quello che ho capito, abbiamo vinto lo scudetto. Lo ripeto per 100 volte perché, cioè, è il primo di questa serie, finalmente. Lottato, sudato con i cambi, con non i cambi, pareggi, cioè potevamo vincerlo già 4 partite fa, tipo se non avessi fatto molte cazzate pareggiando partite stupide, perdendo partite stupide. Però il bello del campionato è anche questo, che ci sta a fare degli errori. Però tanta tanta roba se ce lo consegnano oggi, cioè festeggiamo la fine di Champions più tanta roba anche uno scudetto bello. E il Rennic è bello alto, eh. Magrolino. Però è uno stangone. Questa è la prima uscita decente di Rennic. Per il momento in 26 minuti non l'abbiamo ancora fatto. Non l'abbiamo ancora impiegato. Meglio così perché non mi fido tantissimo. Però bisogna dargli fiducia, dai, un ragazzino. Comunque, se abbiamo. Cioè, se ci danno lo scudetto oggi, la prossima contro l'Atalanta. Non ci sarà neanche un titolare, non me ne frega proprio nulla. Che cosa ha fatto Sirigu? Cioè, com'è che l'ha presa Sirigu? Cosa voleva fare? Alzatela, buttala bene. C'è Sancho solo, peccato. Gomez, come sei così? 1 metro è una sambuca. Però ogni tanto di testa riesce a fare qualcosina, eh. Grande Rennic, grandissimo Rennic. Buco, 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 buco. Bravo, bravo. Personalità. Io la chiamo personalità questa. Sancho, Sancho, bravo, Sancho. Che cosa ha tolto Sirigu? Che cazzo ha tolto Sirigu? Mamma mia, quello si chiama fallo a casa mia. E facciamo anche l'ignorante. Adesso facciamo veramente l'ignorante. Tanto il campionato è finito. Vinicius, sparala in porta. Bravo Sirigu. Complimenti Sirigu, si vede che sei sardo. Tonali, chiudi. Non dico più nulla. No. Rennic. Così, con la mano un po'. Bravo. Ancora Rennic. Ho trovato il portiere del futuro. Ho trovato il portiere del futuro. Adesso si fa un anno bello in prestito. Mi diventa una bestia e tanta roba. Sancho, incro. Madonna Sancho, quanto sei lento. Finita. 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 Abbiamo pareggiato. C'è lo scudetto. Ditemelo, ditemelo che ci abbiamo vinto lo scudetto. Solo la consegna della coppa nelle mani del capitano. Momento atteso, sognato per mesi, che certifica oggi il loro successo, anche se la certezza matematica era già arrivata nel turno precedente. È arrivato il momento. Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì. Adesso tolgo la mia webcam così vi godete bene la premiazione campione d'Italia. Cagliari Calcio, l'alza Nicolino. L'Italia è al mondo, Stefano. Ed è un punto altissimo questo, che ricorderanno i giocatori per tutta la vita e naturalmente anche i tifosi che sono qui allo stadio a certificarne l'importanza, ma anche a tutti coloro che ci seguono da casa. E questo è un momento decisivo, un momento determinato, un momento storico. Sai, campione d'Italia con il capitano, pronto salare, trovavasi il cielo, i tifosi pronti ormai, in realtà già da parecchi minuti, a festeggiare questo traguardo assoluto di questa squadra straordinaria che ha meritato il titolo.
I giocatori mostrano la coppa ai tifosi arrivati in gran numero anche oggi per questa bellissima cerimonia di premiazione. Nessuno di loro si sarebbe perso un appuntamento del genere, come dimostrano i biglietti andati letteralmente a rubare. Sono stati straordinari per tutta la stagione, sempre vicini alla squadra, sempre. Tanta roba, raga. Tanta roba. Abbiamo vinto lo scudetto. Che cosa bella. Andiamo avanti e vi inizio già a dire che per oggi è tutto. Vi chiedo di lasciare un like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, Facebook e Instagram. Ce l'avete qua sotto in descrizione. Ci vediamo mercoledì, vi ricordo, ancora con la carriera, se la vogliamo chiamare, con la QGFC FIFA Street. Renic fa la sua partita. Ne esce con 0 gol subiti, clean sheet e va in prestito. A luglio ovviamente ci abbandonerà, andrà a farsi un anno al Club Bruges per crescere ancora di più. E nulla, vi ricordo, vi rinnovo l'invito per mercoledì. Col Cagliari invece ci vedremo lunedì prossimo per fare l'ultima, con tutte le riserve delle riserve delle riserve e poi la finale di Champions, tanta tanta attesa. Bella.